Ciao Claudio. Ciao Mel. Buongiorno a tutti. Mel, ma non hai dormito? Hai una faccia. Wow, perspicace, Mimì, brava. E da cosa l'hai capito? Ho solo chiesto come. Ragazzi, questa sera ceneremo a casa e Claudio, volevo chiederti, ti piace l'arrosto? Sì, tranquilla Clara, cioè io non ho problemi, mi mangio tutto. Ok, io non ci sono stasera. Cosa? Salti la cena anche questo weekend? Sì. Perché Melanie? È tornata Blair e vuole passare un po' di tempo con me. A me Blair non ha detto niente. Che c'è, sei gelosa? Io gelosa di te? Ragazze, Melanie, sai che possiamo vederci solo nei weekend, quindi perché saltare proprio la cena? Insomma, con Blair non puoi organizzarti in un altro momento? E tu con Cesare? Mel, no, mi sono stancata. Non ti ho mai detto che tu non potessi rifarti una vita, mamma. A me fa piacere, ma non imporre un altro padre a me. Ma tesoro, io. Vuoi stare con Cesare? Io lo capisco, ma questo è il weekend da passare con noi. E non è detto che tutti noi vogliamo stare anche con Cesare. Ok? Bene. Ciao ragazzi. Che perfida. No, forse ha ragione. Forse sta andando tutto troppo velocemente per lei e. Ah, non ho tenuto conto del suo punto di vista. Ma no, Clara, ma non ti preoccupare. Ci parlo io con Mel. Tranquilla, faccio venire stasera. Buon pomeriggio a tutti, vi prego, parliamo di cose belle e positive. Io che non sia la Cosmitter, grazie. Ok, allora no. Andiamo, Marin, se non hai tu cose belle da raccontare. Beh, che c'entra? Solo perché sono ricca non significa che io sia la più felice del mondo. Ah no? Strano, ti piace ripeterlo da quando siamo piccole. Comunque dai, Melanie, siamo un gruppo di adolescenti, trovare problemi è il nostro mestiere. Allora, in realtà io. Candy, tu non fai numero. Io sono felice perché finalmente è primavera, si sono allungate le giornate, il sole splende di più, gli uccellini cantano. Ha ragione Candy. Ok, gli uccellini cantano, qualcos'altro? Ricky sta scrivendo delle storie su di noi. Cosa? Scusa? Scusami? Sul serio? Sì, cioè, nel senso, sto scrivendo un po' quello che accade in città, tipo come fanno. No, questo è più sotto forma di romanzo. Non, cioè, io mi attengo ai fatti, cioè alla realtà. Anche Nobu. No, Nobu fa gossip. Io sto scrivendo una storia. Ah, che bello! Mancava qualcuno che mi ricordasse quanto io sia cattiva, fragile e ingenua e. Mel, Che c'è? tutto ok? Le serve una torta. Ti ordiniamo una torta. Non mi serve una torta. Mi serve un. Ah, lasciamo stare. Ecco, scrivi anche che sono lunatica nella tua storia. Ma mi verrebbe da dire che ha le sue cose, però è troppo un cliché. Quindi, che ha Melanie? Io penso di saperlo. Penso sia per delle storie statiche che ha pubblicato Claudio. Quelli in cui è in sala giochi con la tipa della festa? Sì, la rossa. Ah. Cioè, sul serio sta uscendo con la tipa che ci ha provato con lui alla festa? Di solito così succede, eh? Uno ci prova, esce. Se è conquisto, cioè. Sì, ma. Ma Melanie non ammetterà mai che sta soffrendo per Claudio. Quindi come facciamo? Non lo so, ma dobbiamo trovare una soluzione. Non posso vederla così. Penseremo a qualcosa. Email? Claudio. Ricky, ciao. Scusa per come mi sono comportata prima. Tranquilla, ci sta. Che c'è? Ma niente, volevo parlare un po' con te, se ti fa piacere, perché comunque, cioè, sto scrivendo il tuo personaggio e vorrei che fosse il più fedele possibile. Ah, dai, te l'ho detto, prima non era in me, sono sicura che stai facendo un ottimo lavoro. Sì, però è che te sei difficile. Non sei come le altre, cioè, le altre sai che personaggi sono, invece. Tu sei in continuo cambiamento, non so mai come fermarti
sulla carta, perché mi sembri sempre una persona diversa, un personaggio diverso. È come se un giorno fossi il lupo e quell'altro cappuccetto rosso e poi quell'altro ancora sei il cacciatore. Capisci che è affascinante? Sul serio? Sì. Però Mel, tu non devi lasciare che i problemi o le altre persone o quello che non fanno le altre persone ti cambi così. Nessuno ti chiede di cambiare, se lo fa, allontanalo. Io cambio per non deludere le aspettative. Lo so, è un bel rompicapo. Però Mel, tu devi capire che personaggio sei e difendere quel personaggio. Secondo te che personaggio sono? Insomma, sono più cappuccetto rosso, più il lupo? Non lo so. Secondo me tu sei un nuovo personaggio che incarna sia il lupo sia cappuccetto rosso. C'è uno nuovo che ha entrambe le caratteristiche. Però lo devi definire bene. Definire bene? Come i disegni? Esatto. Tu ora sei alla bozza del tuo personaggio. Capisci chi vuoi diventare, chi vuoi disegnare. Perché la matita in mano è la tua. Sei tu che decidi chi essere. Disegnare il mio personaggio. Ok, sai che mi hai fatto venire voglia di disegnare una versione di me fumettosa e vedere cosa vorrei aggiungerci. Brava. Poi mi passi il disegno e io lo metto nella storia. Ok. Grazie, Ricky. Grazie davvero. Che vi avevo detto? Giocare l'arma Ricky funziona sempre. Scusa, Ricky, una consulenza. Ma... Ehi, Neb. Ciao, Glitter. Chi hai? Oh, stavi chattando con qualcuno. La stanza di mio fratello è... Lo so, lo sto aspettando. E ho pensato di venirti a salutare. Ah, sì, bella idea. Cioè, nel senso, siamo amiche. E... Oh, Neb. Che c'è? A te piace un ragazzo? Cosa? A me? No. No, è un amico. Allora stavi chattando con qualcuno? Sì, beh, ma... Tanto... Non gli interesso, cioè... Perché dici così, Neb? Guarda che tu sei bellissima. Sì, ma lui... No, mi contatta solo per... Perché sono una brava fotografa, tutto qui. Dipende. Quella volta che gli hai consegnato le foto, lui continua a contattarti? Beh... Sì? Beh, sì, ma per parlare di cose, insomma, cioè, altre cose. Beh, tu vedi come evolve la cosa. Glitter, tu dici che se mi contatta e parla spesso con me è perché potrai... Lo chiedi alla persona sbagliata, Neb. Io ti direi di sì. Oh, che guaio. Come che guaio? Neb, tu devi lasciarti il passato alle spalle. I ragazzi non sono tutti come quell'idiota. Magari a questo ragazzo tu piaci davvero. Glitter, sono pronto. Oh, eccomi. Poi fammi sapere come va, eh. Ciao. Ciao. Neb, tu resti qui? Oh, sì, devo finire i compiti. Ok, ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Oh, mi sta chiamando, perché mi sta chiamando? Devo rispondere? Non devo rispondere, no, non rispondere. Nebula, non rispondere, basta. Vabbè, però è da maleducati non rispondere, perché non dovrei rispondere? Io rispondo. Ciao, Mike. Ehi, Marin. Ciao, Mel. Senti, come stai? Oh, meglio, grazie. Mi dispiace per come mi sono comportata prima in pasticceria, ma... No, ma non devi chiedere scusa, Mel. Le amiche servono anche a questo. Stanno lì ad ascoltarti mentre dici cose senza senso. Senti, io questa sera esco con Blair. Ah, bene. E... So che lei ti ha detto di non ricordare nulla della sua testimonianza a favore dei ragazzi che hanno picchiato Nobu, ma io ho un'idea. Un'idea? Sì, perché ho deciso che personaggio voglio essere. E in primis, voglio essere quella che sta dalla tua parte. Voglio essere tua amica, la tua migliore amica. Voglio essere un M&M. Oh, Mel...
Mentre stiliamo il piano ci facciamo una manicure. Oh, certo, ne ho proprio bisogno. Ok, perfetto. Quindi, insomma, pensi che io e te potremmo diventare amiche di questa Blair? Perché dovremmo? Per favore, Sabrina, ho già te come amica e sono già piena, pienissima. Ma sembra importante. E allora? Non lo so, probabilmente essere sua amica potrebbe darmi quel qualcosa in più. Un'entrata ai balli di Moontown? Esatto. Sai che posso dartela anch'io, vero? Sì, ma tu puoi darmi l'invito, ma lei... Insomma, entrare nella sua cerchia. Dobbiamo trovare il modo di avvicinarla. Ti aiuterò. E se ti farai male, ti metterò il cerottino. Ma andiamo. Dai, a me è piaciuto, non mi va di bocciarlo del tutto come film. Ma non lo so, per me è stato un po' noioso. E poi cosa voleva dire la protagonista alla fine? Quello non l'ho capito nemmeno io. Non l'hai capito perché è fatto male. Beh, comunque è stato un bel film. È stato bello andarci con te. Grazie. Sai, mi mancavano molto queste cose. Cosa? No, niente, lascia stare. Che cosa? Davvero, Glitter, non è importante. Quello che importa è che anche tu sia stata bene. Sì, benissimo, Cosmo, davvero. Allora, com'è andata la serata? Soprattutto, vale la pena vedere quel film? No, ma la serata è andata molto bene. Oh, piccioncini adorabili. Anche se... Sì? Avete incontrato Mike? No. È solo che stavo per rovinare tutto. E ancora con questa storia, Cosmo. Senti, Glitter è una delle persone più dolci che conosca. Insomma, se non puoi aprirti con lei, lascia le tue speranze o trasferisciti in un'altra città. Ma lei ne ha passate tante in questo periodo, no? Io voglio darle spensieratezza, non la mia malinconia e... Dovrai parlargliene, Cosmo. Fa parte di ogni rapporto, si ride, si scherza, ma si piange anche insieme. Ogni volta che soffri per i tuoi genitori, insomma, diglielo. No. Vabbè. Sappi che tac tac. Tu... Ma buonasera, Nobu. Carino come hai preparato qui. Mi piace. E tu, belloccio, chi saresti? Non ti ho mai visto. Blair, che ci fai qui? Ehi, dove sono le buone maniere? Piacere, tesoro, io sono Blair. Quella Blair? A quanto pare sono più famosa di quanto pensassi. Beh, certo non per cose positive. Che cosa vuoi? Non ci credo, il pescivendolo si è fatto degli amici. Come l'hai chiamato? Cosmo. Lasciaci soli. Ma... Ok. Ma rientro fra 10 minuti. Carino come guardia del corpo. Allora, Nobu. Tesoro, mi ha fatto molto piacere leggere quell'articolo. Sì, come se non sapessi che l'ha rivisitato tuo zio. Quanto mi fa morire questa cosa che il tuo blog sia in mano ai Martinez. Ma non sono qui per questo. Voglio sapere perché Marin insiste ad aprire porte che dovrebbero rimanere chiuse, Nobu. È colpa mia, gliel'ho chiesto io. Appunto. Hai bisogno di sapere che non sia stata lei a testimoniare a favore dei miei vecchi amici, vero? Sì. Falso. Cosa? Nobu, è solo una scusa. Le vai dietro da sempre, ma ammettiamolo, tu non hai bisogno di prove. Nobu, l'amore non ha bisogno di prove. Tu sai benissimo di non poter stare con una come Marina. Tu sai di non poter contenere un oceano. Lei tutta feste e balli e tu, guardati, un topo di biblioteca. E quindi trovi scuse su scuse su scuse. Per non ammettere la verità. Che tu non ci puoi stare con Marin. Che lei viene da un mondo troppo diverso dal tuo. Hai paura che stando insieme se ne accorgerà anche lei. Ti scarterà come scarta le borse della vecchia collezione. Quindi fammi un favore, Nobu. Chiudiamola qui.
Ciao, bellaccio, tranquillo, il tuo amico è ancora vivo. Non posso dire lo stesso del suo cuore. Che è successo, Nobu? Niente.